i segnali, perché la regola, se vogliamo riconquistare un ex, è quella di agire e osservare di rimando la persona cosa ci dà, che risposte ci dà, ovviamente. Teniamo presente un fatto fondamentale, che sicuramente al 95% i pensieri del tuo ex o della tua ex saranno, diciamo, conformi al fatto di aver fatto bene ad averti lasciata, di aver fatto bene a non stare più con te. Però c'è un 5% o forse anche di più che in realtà invece penserà di aver fatto male, perché questa è la regola base degli esseri umani. Esiste sempre un pensiero minoritario che è, diciamo, difforme dal pensiero maggioritario, e quindi se vogliamo riconquistare l'ex dobbiamo far leva su questo pensiero minoritario, che esiste sempre e comunque. Dobbiamo renderci conto che il pensiero minoritario esiste sempre e comunque. Ma anche quando una persona è decisa a fare una certa cosa, dentro di lui o dentro di lei ci sarà sempre quella vocina che dirà: ma hai fatto bene? Ma sei sicura di aver fatto la scelta giusta? Anche quando uno decide di andarsi a sposare, uno decide di andarsi a sposare e dentro di lui ci sarà quella piccola vocina che poi mette a tacere, che varrà il 10%. Quella vocina che dirà: ma hai fatto bene? Ma sarà la persona giusta? E questo vale anche per il tuo ex che ha deciso di lasciarti. Dentro di lui albergherà quella vocina che dirà: avrò fatto bene a lasciarla? Avrò fatto bene a lasciarlo? Avrò fatto la scelta giusta? E tu, se vuoi riconquistare il tuo ex, devi rendere questa vocina, che inizialmente è piccola, che inizialmente è minoritaria, ma è comunque presente dentro di lui, perché ricordiamoci il principio dello yin e dello yang. Dentro il male c'è il seme del bene, dentro il bene c'è il seme del male, sono delle cose imprescindibili. Quindi il vero metodo, la vera strategia per riconquistare un ex è proprio rendere quella parte minoritaria, renderla maggioritaria. E noi possiamo utilizzare diversi sistemi per influenzare i pensieri dell'ex, per modificare, diciamo, la sua mente critica e fargli cambiare modo di pensare, fargli cambiare, e ovviamente questo dipende dalle nostre scelte. Dobbiamo sicuramente fare le scelte giuste, dobbiamo mettere sicuramente in atto le strategie giuste, perché il nostro destino dipende dalle scelte che facciamo. E quindi anche il fatto che l'ex si sia allontanato è un qualcosa che apparentemente può sembrare negativo, ma noi abbiamo la possibilità comunque di ottenere dei risultati e riconquistarlo. Sono le nostre scelte, come diceva Tony Robbins, a forgiare il nostro destino. Questo è un punto fondamentale. Dobbiamo agire sulla parte minoritaria, che normalmente è la parte inconscia, che normalmente è la parte nascosta, perché è ovvio che la parte maggioritaria è quella cosciente, cioè aver preso la decisione, l'ho lasciato, l'ho lasciata, ma la parte inconscia è minoritaria. Noi possiamo influenzare la parte inconscia per ottenere dei risultati. Quindi questo è molto importante e ci consentirà di raggiungere dei risultati molto molto importanti, ottenendo, diciamo, osservando anche i comportamenti dell'ex, perché poi ci sono quattro segnali che, se noi facciamo le cose giuste, andranno a indicarci che questa persona sarà, diciamo, disposta a ritornare con noi, anzi desidererà tornare con noi.
E allora quando hai capito che una persona poi vuol tornare con te, allora a quel punto lì si è invertita la clessidra, sono cambiate le cose e tu puoi utilizzare, diciamo, dei vincoli, puoi mettere dei vincoli e puoi agire, diciamo, per far sì che avvenga il coinvolgimento senza sbagliare più in futuro. Ci sono dei messaggi, diciamo, che noi ovviamente poi possiamo utilizzare nel momento giusto, perché più riusciamo a mettere dei vincoli, più questa persona si innamorerà di noi, perché farà delle cose per noi e quindi questo vale anche per il nostro ex. La prima cosa che devi fare è La prima regola in assoluto è mai e poi mai inseguire il tuo ex. Questa è la prima regola in assoluto. E la seconda regola indispensabile per conquistare il tuo ex è non dimenticare mai la prima regola. Quindi questo è fondamentale, mai inseguirlo e ricordati sempre questa regola perché questo è fondamentale. In poi dovrai anche capire se per te vale la pena riconquistare il tuo ex, perché magari il tuo ex è un figlio di mignotta o una figlia di mignotta che, come dire, tanto vale andare a accendere un cero alla Madonna per il fatto che se n'è andato. Tanto vale andare a accendere un cero alla Madonna per il fatto che si è levato dai coglioni. E quindi devi imparare a fare questo, quindi questo è fondamentale. Quindi devi iniziare ad agire nel modo giusto. Il tuo ex potrebbe anche apparentemente essere una persona convinta nella sua decisione, però dicevo, se tu utilizzerai le strategie giuste e farai leva sulla sua parte che è contraria alla decisione presa, facendo passare dei messaggi a livello subliminale, facendo passare dei messaggi a livello inconscio, potrai amplificare questo suo pensiero e utilizzare, diciamo, questi strumenti per coinvolgerlo. Ovviamente, da un punto di vista pratico, puoi, diciamo, osservare un po' come si comporta questa persona. Tieni presente che ci sono dei segnali che ti può dare che magari possono indicarti che il terreno è già quello giusto. Se ad esempio questa persona chiede di te, perché tu devi sparire completamente. Questa è la prima cosa che devi fare, devi sparire completamente. Se poi ti viene riportato che questa persona chiede di te che cosa fai, cosa non fai, se esci con qualcuno, se hai qualche storia, se inizia a informarsi su di te, beh, questo è già un segnale molto forte che probabilmente già naturalmente, diciamo, ci sono i presupposti che voglio in qualche modo tornare con te. Questo è un punto fondamentale, no? Quindi il fatto che tu non lo cerchi va a creare una forma di vuoto emozionale. Esiste anche una comunicazione energetica, non soltanto una comunicazione, diciamo, logico-razionale. In più, il fatto che tu non lo cerchi, va a generare, a riprodurre eventualmente quella paura già presente dentro il tuo ex, che è la paura dell'abbandono, perché anche se una persona abbandona deliberatamente, dentro di sé c'è sempre la speranza che l'altra parte resti comunque disponibile. Quando tu capisci che dall'altra parte questa disponibilità forse è finita, forse si è esaurita perché l'altra parte non ti cerca più, beh, tieni presente che tu tenderai a viverti l'abbandono e le persone che tendono a somministrare l'abbandono è molto probabile che siano anche sensibili all'abbandono. Quindi magari potrà pensare che tu stai facendo altre esperienze, che siccome se n'è andato tu stai facendo, hai preso altre strade e questo andrà a generare una seconda leva
che amplificherà, diciamo, il pensiero che forse ha fatto male a lasciarti, che è la leva del senso di colpa. Quindi vedi che già non cercandolo automaticamente scateni due leve molto importanti che in tante persone possono generare la voglia di rimanifestarsi, che sono la leva della paura di essere abbandonato e la paura del senso di colpa, cioè colpa mia che attraverso il comportamento, attraverso il fatto che l'ho lasciato, adesso magari lui o lei sta facendo altre esperienze, sta andando a letto magari con altri uomini. E anche qua, se tu sei donna, tieni presente che c'è sempre comunque il tarlo, che quello che viene dopo di te può essere meglio di te. E questo va a ledere, va a colpire un po' l'egocentrismo delle persone. È ovvio che tu dovrai giocartela bene anche attraverso i social. Attraverso i social non dovrai dare indicazioni specifiche, perché ovviamente che sui social, se tu metti felicemente fidanzata dopo che il tuo ex ti ha lasciato, è ovvio che da un lato ci fai magari la figura di una di quelle, dall'altro lato magari potresti sembrare poco credibile, perché dovrebbe credere al fatto che tu hai subito trovato un sostituto, insomma, sembra una cosa, una montatura. Invece tu non dovrai scrivere niente di particolare, lasciare che le cose vadano come devono andare, ma ogni tanto mettere qualche frase, qualche cosa che è un po' diverso, è un po' diverso da te. Intanto salutiamo anche Josephine, benvenuta. Ecco quindi che questo è un punto fondamentale, no? D'altra parte farti vedere entusiasta attraverso i social, mettere, postare qualche foto che comunque dimostra che si allegra, felice, ma che non dà informazioni, è molto importante. Questo credo che sia il punto fondamentale, perché va a creare, diciamo, quella tensione emozionale che altrimenti non si creerebbe. Quindi questo è importante e ovviamente devi anche cambiare un po' qualche cosa, ad esempio del tuo look, creare una trasformazione, perché devi andare a interrompere quella vecchia immagine che lui si è creato o lei si è creata di te, e quindi interrompere, creare un'interruzione di schema è fondamentale. Quindi e poi attendere che cosa fa lui, perché questo è un altro punto fondamentale. Cercare di capire anche chi hai davanti, che tipo di personalità è il tuo ex, perché diciamo a seconda del tipo di personalità ci sono azioni diverse che vuoi fare. Ad esempio, sarebbe interessante capire se hai a che fare con una persona emotiva o con una persona iperlogica. Questo puoi farlo anche semplicemente analizzando o cercando di capire il tipo di persona con la quale ti sei relazionato. Per le persone emotive sono quelle che si lasciano più trasportare dalle emozioni, che non hanno bisogno di motivazioni, mentre le persone iperlogiche sono quelle più tignose, che hanno sempre bisogno di una motivazione. Per farti un esempio che ti permetterà di capire abbastanza rapidamente se hai a che fare con una persona emotiva o iperlogica, ti dico che il modello di persona emotiva, il modello Walt Disney, diciamo, è la figura di Pippo, mentre la figura di Topolino, sempre tignoso, sempre, insomma, è la figura di Topolino, Pippo e Topolino. Ecco, quindi che capire se hai a che fare con una persona emotiva o una persona iperlogica è fondamentale, perché se hai a che fare con una persona emotiva devi capire, diciamo, che tipo di persona, diciamo, devi somministrare poi delle tensioni emozionali e far vivere delle emozioni. Se invece hai a che fare con una persona iperlogica, dovrai poi dargli delle motivazioni per tornare con te. E quindi, diciamo, puoi magari provare, passati 21 giorni, se il tuo ex non inizia a mandare qualche segnale, mandargli un messaggio test, magari via WhatsApp, per capire se qualcosa funziona o non funziona, utilizzando magari anche qualche comando nascosto.
Per esempio, potresti mandargli un messaggio dove gli dici, ad esempio, utilizzi un po' la psicologia inversa. Mi fa piacere che, diciamo, magari ti stai ricostruendo una vita con un'altra persona, quindi vai a ricalcare, è passato un po' di tempo, magari mandi un messaggio, è passato un po' di tempo da quando la relazione con me è finita, spero che tu abbia, ti sei ricostruito o ricostruita una relazione appagante, spero che tu sia felice e mi fa piacere comunque rimanere in amicizia con te dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso. Ecco, questo primo messaggio test, che ripeto, devi mandare almeno dopo che sono passati 21 giorni e almeno dopo che ti sei ricostruito un'immagine, ti sei migliorata moltissimo. Questo messaggio sfrutta un po' la psicologia inversa. In fondo ti dico, mi fa piacere, insomma, che la cosa sia finita fondamentalmente. Spero che tu ti sia trovato un'altra persona, spero che tu sia felice con questa persona e mi fa piacere restare amico in amicizia con te, quindi non ti vedo più come un potenziale, tra virgolette, amante. Quindi questo messaggio, che poi può essere strutturato in modo diverso, è fondamentale perché, ma ripeto, non deve avvenire subito, deve avvenire perlomeno dopo 21 giorni. Va a utilizzare la psicologia inversa e va a far sentire, diciamo, a far crollare, diciamo così, la speranza del tuo ex che tu sia ancora coinvolta, che tu sia ancora innamorata, perché anzi gli dici spero che tu sia felice con un'altra persona. Ovviamente poi devi attendere che il tipo di risposta che ti darà il tuo ex. E se lo vedi che ha voglia di intrecciare una relazione, magari che ha voglia di parlare con te, ripeto, se tu hai fatto bene le prime fasi, le prime due fasi, anche questa terza fase andrà bene. Quindi anche se lui avrà già iniziato o lei avrà già iniziato una relazione, questo non significa nulla perché tu gli hai detto spero che tu sia felice e ti posso garantire che non è così facile trovare un'altra relazione felice. Per cui se ti cercherà in qualche modo di capire che cosa fare, o magari di vederti, ecco, questa è la quarta fase. Tu a quel punto lì sai che questa persona è in qualche modo, anzi al 100% in questo caso, interessata a ritornare con te. Quindi a quel punto lì puoi mettere tutti i vincoli che vuoi, perché nel rivederlo o nel rivederla dovrai presentarti come molto sicuro di te, molto felice, molto sicuro, molto felice, presentarti al meglio e spingerlo ad essere felice, spingerlo ad avere un'altra relazione. Ah, spero che stia andando bene per il meglio. Dai, che se ti sposi, magari vengo a farti testimone di nozze. Per cui dici queste cose qua in modo tale da andare a far vivere fortemente un abbandono, a far vivere fortemente un rifiuto fondamentalmente. E poi dopo sparire di nuovo. Ecco, quindi le quattro fasi sono fondamentalmente queste: sparire all'inizio, ricreare una tua immagine, senza raccontare esattamente quello che fai e quello che non fai, sarà lui che dovrà proiettare. Terza fase, gli mandi questo messaggio come ti ho detto, e quarta fase, aspetti che ti chiederà un incontro o altri messaggi. E dove lo esorterai ancora di più ad essere felice con un'altra persona. E poi dopo devi di nuovo sparire totalmente. Ecco, in queste quattro fasi avrai acquisito un notevole potenziale e ti posso garantire che questa persona sarà molto più predisposta a cercarti, molto più predisposta a fare delle cose per te. A quel punto lì tu potrai, diciamo, iniziare a mettere dei vincoli. I vincoli sono delle condizioni che tu gli metterai graduali e gradualmente più vincoli accetterà, più si rinnamorerà di te, ma si innamorerà
della nuova versione di te stessa, e questo poi piano piano lo porterà a voler riprendere una relazione con te. E ci sono casi in cui si ribalta talmente la situazione per cui l'innamoramento diventa folle, diventa molto potente, molto virulento. A quel punto lì avrai in mano le chiavi, per governare la sua vita, per diventare un simbolo di riferimento molto potente per la sua vita. Ecco, segui questa indicazione e vedrai che questa persona si innamorerà di te e vorrà tornare con te. Bene, bene, nel frattempo metti un like al canale